Ok, bene. Ciao Nicolò, grazie per la tua domanda. Allora, vorrei risponderti in modo ancora più esaustivo, se posso, perché io non sono un professionista, quindi ovviamente non ti posso far vedere le tecniche professionali con le quali vengono realizzate queste robe qua. Però ti posso dare quello che ti serve per ragionare e riuscire ad affilare praticamente qualsiasi cosa. Allora, ci sono tecniche che prevedono l'abrasione, ok? Adesso giro un po' la telecamera, spero che si vedrà. La mola ad acqua, che prevede tra l'altro un movimento abbastanza balordo da fare, cioè, ok? C'è flessibile, perché si usa anche quello, perché tu lo passi, non ho un flessibile a portata di mano, però col disco che abrade così. La riflessione qual è? È che ci sono delle temperature da rispettare. Quindi, una volta scelto l'angolo, che deve essere più aperto o meno aperto, a seconda di cosa devi fare, per capirci, i coltelli da cucina o queste robe qua hanno un angolo abbastanza chiuso perché devono tagliare, questo in particolare mi piace per l'outdoor, quindi se poi mi ci faccio pranzo devo riuscire a scorrere e tagliare bene il cibo. Ci sono le cose che tagliano battendo, facciamo finta che questa sia un'accetta, quindi così. Cosa c'è di differente tra questi due? Che questa deve essere molto più aperta, anche perché un attrezzo fatto per dare colpi, una volta che entra il filo, poi la larghezza del taglio è sufficiente a fare che il filo poi non lavora più, perché le fibre aprendosi vanno a lavorare subito dopo il filo, quindi perché, cioè, ecco spiegato perché gli attrezzi per fare legno durano un sacco nonostante che li maltrattiamo tantissimo. Ora, vediamo la roncola. Dicevo prima, vari strumenti per abradere, per portare quest'angolo, questo profilo, quindi il primo esame deve essere sul tipo di fianchi che ha lo strumento, l'attrezzo che vuoi affilare e vedere se ti va. Dopo da qui, come puoi fare? Allora, sulla punta del filo si lavora sempre con, secondo me, per esempio, potrei dirti, con una come questa. Questa è una pietra che va bene per le falci, però è a grana grossa. Allora, se tu hai una di queste per andare a rifinire il filo, usala sempre solo da una parte, così ti arrotondi uno spigolo e l'altro spigolo e poi tu sai che va bene per questo tipo di attrezzo. Prima sarai ovviamente passato da un'abrasione per modificare il tuo filo, che potrà essere ad acqua, potrà essere a flessibile, potrà essere a quello che vuoi. Perché adesso ti dico le temperature. Allora, per non rovinare, allora, a 200 gradi più o meno inizia mediamente l'effetto di rinvenimento sul materiale. Capisci anche tu che le scintille del flessibile sono a una temperatura molto più alta perché sono addirittura incandescenti. Però cosa succede? Che tu se le dai sul fianco, quindi qui, perché stai recuperando una situazione che vuoi correggere l'angolo, vuoi correggere l'andamento, lo puoi anche fare. Perché comunque se anche questa parte arrivasse a 200 gradi ci deve restare perlomeno 10 minuti perché comincia a cambiare qualcosa nella sua struttura. E tu sei riuscito ad abradere. Poi magari facendo queste cose si raffredda in acqua, così riesce a essere un po' più veloce. Però quando arrivi al filo, che devi fare questo tipo di lavoro, andare a rifinire il filo, qui inevitabilmente vai sugli spigoli ed è per questo che ti consiglio di usare una pietra sola per fare cose che abbiano questo tipo di forma. Detto questo, quindi temperatura, fare attenzione alla temperatura quando si va a modificare l'angolo. Non toccare sulla punta mentre fai quel procedimento perché sarebbe dannoso, perché sulla punta invece in un attimo va in temperatura e l'hai smollato. Poi alla successiva molatura non se lo ricorda più nessuno, però. Dopodiché passi almeno io passerei a un intervento manuale tipo questo, fatto tenendo conto,
che se tu quella roncola vorrai, o quella o altre, vorrai poterle affilare in futuro, ti fai una pietra che dopo un po' si sarà smangiata negli angoli e andrà bene, perché questa pietra qui in questo momento qua non va benissimo per fare questo lavoro qui. Con un po' di manualità ce la fai, terrai più leggero lì. Dopodiché ritorniamo sulle considerazioni d'utilizzo. Allora, come vai a lavorare il filo? Ok, su questo, come ho detto, a me interessa cibo, featherstick, quelle cose lì. Lo porto dietro perché mi avanza una sega. Su questo andrà bene dare colpi, quindi dovrà essere aperto. Questo, per come la vedo io, è un ibrido, quindi qui lo lascerei leggermente più aperto perché mi serve proprio per dare colpi secchi, mentre invece io quando sto sramando, che affido un po' alla sorte il cadere del ramo in questa zona lì, ho bisogno che apra nella direzione delle fibre, quindi lo farei leggermente più fine, più chiuso come angolo. Ok, quindi il movimento sarà: parto bello aperto, mi sposto di fianco. Qui devo fare attenzione, faccio la curva, anche la mia mola non sarà adatta, lavoro i fianchi, poi me ne vengo qui e allora qui ci do in questo modo, qui, poi mi abbasso leggermente, vedi che l'angolo è più chiuso, e faccio questa zona, ok? Cioè qui non sto portando via niente, ovviamente. Questi sono interventi su questo tipo di attrezzi di una volta tra l'altro che richiedono un bel momento. Poi io comunque non sono un professionista, dipende un pochettino da quello che tu hai a casa, secondo me, perché se io avessi una sega, una lucidatrice a nastro, potrei anche pensare di affilare la mia roncola lì per correggere l'angolo, sempre comunque finendo sulle pietre, se voglio dare un certo tipo di filo finale, ok? Però per quello che riguarda togliere il grosso, faccio la fantasia, dipende ognuno quello che ha. E niente, spero di essere stato esaustivo. Adesso non mi metto, vabbè, ti faccio vedere giusto un pochettino il movimento, ma io non ho intenzione ancora di lavorare su questa roncola. Tra l'altro ti mostro un problema di questa mola, adesso vedrai che fa su e giù. Però se io prendo e ti faccio vedere, vedi che il perno è fermo. Adesso non so se vediamo, spero si possa vedere, il perno è fermo. Questa mola si è consumata in modo eccentrico, non ho ancora capito perché. Quindi fa un po' su e giù. Però giusto per vedere il movimento, qua come vedi è già di traverso perché ho fatto altra roba. Quindi così, a secco, perché per fare un movimento 2 minuti, sempre ragionando sulle temperature, quando arrivo qui e la chiudo un po' di più. Ok? Vediamo dove ha lavorato. Giro dall'altra. Come noterai, il senso della mola è a spingere fuori il materiale. Perché nel caso malaugurato che vado a finire sul filo, non voglio rovinarlo. Ok, allora, vedi la volta prima dove sono finito? Qua sto correggendo l'angolo. Qui di nuovo lo correggo un po'. Cosa succede? Che questa è la prima volta che la affido io, quindi essendo fatta da due mani diverse, i miei angoli non corrispondono, i miei angoli naturali che tengo a mano non corrispondono con quelli che ha fatto il tipo di prima. Io però, tanto adesso è mia, voglio fare i miei. Questa è una parte molto grezza perché la roncola, questa zona qua, è molto difficile farle copiare la mola, però come ti ho detto siamo nella fase di correzione dell'angolo, ok? Poi come vedi adesso la tengo così perché volevo correggere un po' di più qui, adesso userò la curvatura della mola. Cioè qua non siamo sulla punta del filo, l'interesse non è dare una filatura, l'interesse è creare un profilo che poi verrà affinato con le buone pietre.
cominciando a centrare un po' la lama, perché qua c'è il problema anche che il filo non è più molto centrale. Ok, bene. A questo punto, cioè, se fosse che lo stiamo facendo davvero, io l'ho fatto per farti vedere un po' i movimenti, però a questo punto sarebbe ora di cominciare, secondo come ho immaginato io che farai. Sarebbe ora di dare in questo modo e avvicinarci al centro della lama, che poi sarà finito con una pietra più fine, ad esempio. Però, ad esempio, per quello che è l'utilizzo della roncola, se è solo una pietra, io questa è quella che uso per i coltelli. Mi spiace rovinarla su una roncola, perché la roncola non ha bisogno di chissà che grande affilatura. La roncola, così come l'accetta, così come quelli, tutti gli utensili che servono per battere, che lavorano battendo, hanno bisogno di un profilo corretto più che di una punta precisa. Bene, spero di avere in qualche modo risposto alle tue domande. L'ho fatto un po' da caprone, me ne rendo conto. Questa molla si usa con l'acqua, infatti io qua lasciavo praticamente il peso solo di questo appoggiato, però ritornando al discorso delle temperature, tu puoi fare un po' quello che vuoi quando fili una lama. L'importante è che rispetti le regole del metallo, quindi il metallo 200 gradi inizia il rinvenimento, più continui a salire più lo sputtani velocemente, tutto lì, quindi puoi fare un po' quello che vuoi in base a quello che hai. Poi non so se mi dici cos'hai che corrisponde a una cosa sdarruppata così come quella che voglio. Considerate, ragazzi, che io qua c'ho fino tutto, comunque, nonostante che questa fa su e giù, se tu lasci morbido nella mano quello che stai usando non è un problema. Ovvio ci metto l'acqua quando faccio determinate cose, però oggi non era il caso. Ciao Nicolò, grazie mille per la domanda. Spero che venga bene questo video, così te lo carico. Prossimamente, l'ho già detto una volta che metterò a posto questa, non l'ho ancora fatto. Qui c'è una new entry da sistemare. Vediamo un po'. Ciao.